E l'estate qui inferno procede alla grande, ragazzi. Oggi andiamo a vedere questi splendidi animali, come stanno sviluppando, come crescono bene. Ma volevo anche mostrarvi una coppia fantastica. E la vedremo qui nel video, insomma, ecco, non abbiate fretta. E allora cosa devo dire? No, non lo posso dire perché già la telecamera ce l'ho io. Allora, andiamo a vedere questo video. Mi autoprendo la telecamera, ecco, fa lo stesso. E lì che abbiamo? Oh, Little! È stato un piacere presentarvelo nella scorsa puntata. E oggi abbiamo dei galletti di collo nudo e tedine che si strafogano di mangime insieme ad Ornella. Si può dire che convivono in simbiosi senza neanche tanti problemi. Sono uno spettacolo di colori. E qui nella bagnarola chi abbiamo? Ma sì, la splendida coppia di cignoide che tra qualche giorno gli si vedrà consegnata una bella piscinetta. Adorabili, ma lasciamole un po' in pace. Ah, ma piuttosto guardate le mie tortorelle diamantine. Sono in corteggiamento. Il maschio si destreggia, cerca l'accoppiamento. A come sa pizzulia! Oh, ma dove è andato? Ah, infatti eccolo, mi stava deludendo. Non poteva concludere così, a brutta figura, ecco. Ed ecco il riavvicinamento. Ma ancora niente, solo fumo e qualche bacetto. Ah, ecco il maschio che sta a indicare alla femmina il posto dove poter creare il loro splendido nido. Sarà una casetta piacevole. E andiamo a dare a mangiare la mitica Ornella, la mia stupenda pecorella nana d'Ossant. Oh, e quanto mangia sta pecora? Ci manca poco che si cala magari a mia. E nel menù di oggi cosa abbiamo? Ma sì, misto di cereali per cavalli. E come sa ricria? Insaziabile, ingorda. E non poteva mancare l'idromassaggio con sauna per il mitico Pumba. Possiamo dirlo, per lui tutto questo è meglio di una jacuzzi. Si rotola come una salamella. Ah, ma che boy! E dopo Pumba non poteva mancare la mitica Peppa la porca, Peppina. E naturalmente gli facciamo una bella doccina, guardate. Impassibile, la sposta di un centimetro. Oh, e come sta regria? Oh, sta stessao! E chi la sposta più? Sta regria! Credo con 43 gradi. Ora c'è biondo cozzo, un docozzo. E ritorniamo alle mitiche occhiette che abbiamo seguito nelle settimane scorse. Crescono alla grande. Abbiamo una cozzaglia di pollastri occhiette. Oh, piano, piano. Sembra ingordi questi animali. Naturalmente averli comporta questo. Bisogna pompare continuamente l'erogatore del mangime H24. Ed una settimana dopo... Oh, alla faccia si sono fatti dei maiali. E certo, l'avevi visto quanto mangiano? A vagonata industriale.
ma davvero piacevoli. Oh, è il mandarino che si lamenta che sta lì. Ehi là, Amy, sei splendido, il mio pavone number one. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticatevi di mettere un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E allora da me, da questi splendidi animali è tutto e ci vediamo nella prossima puntata dell'Estate qui in Farm. Alla prossima!